Covid-19 via la vaccinazione dei lavoratori in azienda, con cui si potrà potenziare la campagna nazionale una volta entrata a regime. Lo prevede l'accordo firmato tra governo, imprese, sindacati e l'INAIL, con il sostegno dei ministeri del lavoro, della salute e dello sviluppo economico. Un canale, quello aziendale, parallelo alla rete ordinaria, costituirà infatti, si legge nel protocollo, un'attività di sanità pubblica nell'ambito del piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-Covid-19, predisposto dal commissario straordinario, il generale Figliuolo, e non si tradurrà in norme vincolanti, presupporrà l'adesione volontaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tutte le aziende potranno inoltre candidarsi liberamente. Non è previsto nessun requisito minimo di carattere dimensionale, così come la vaccinazione sarà offerta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata. Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, prosegue il protocollo, il tempo necessario sarà equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro, esclusa inoltre espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino, mentre i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro. Restano a carico dello Stato la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite. Il protocollo assicura la vaccinazione anche a quei lavoratori le cui aziende non sono tenute alla nomina del medico competente oppure non possano fare ricorso a strutture sanitarie private. Possono infatti avvalersi comunque delle strutture sanitarie dell'INAIL e in questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'ente. Governo, imprese e sindacati hanno poi firmato l'aggiornamento del protocollo delle regole anticontagio per il contrasto e il contenimento del Covid, cui devono uniformarsi datori di lavoro e lavoratori. Il testo è stato adeguato ai cambiamenti intervenuti nel corso della pandemia, sciolti anche gli ultimi nodi che sembravano aver riportato in discussione il documento. È stata reintrodotta la regola per cui la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Risolti anche i capitoli relativi all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio, che non è più incluso nel testo, mentre è stata semplificata la parte relativa all'utilizzo delle mascherine, alle trasferte e al reingresso al lavoro dopo la positività. In particolare, si legge nel testo, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, mentre per le trasferte il datore di lavoro deve tenere conto il contesto associato alle diverse tipologie, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. Anche l'utilizzo del lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati entra di diritto nell'aggiornamento del protocollo, che sollecita le imprese a garantire il massimo utilizzo di questa nuova forma di lavoro per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese. Il ministro del Lavoro Orlando ha parlato di accordi perfettibili ed ha auspicato che lo stesso spirito che ha portato alla sottoscrizione delle intese possa caratterizzare anche gli impegnativi appuntamenti, dalla riforma degli ammortizzatori sociali alle crisi industriali, oltre alla gestione nel concreto delle riaperture e della ripartenza. Per il segretario generale della CISL Luigi Sbarra, la sottoscrizione delle intese sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, così come la revisione e l'aggiornamento del protocollo condiviso del 24 aprile 2020, rappresentano un segnale di grande responsabilità delle parti sociali. Positivo il commento della Fisascat, che da tempo sollecita l'accesso prioritario al piano vaccinale per i lavoratori del commercio e dei servizi, in prima linea sin dalla prima fase emergenziale epidemiologica. Per il segretario generale Davide Guarini è necessario che le imprese manifestino questo interesse e che le associazioni imprenditoriali e le associazioni sindacali si confrontino sulla opportunità di impegnare la bilateralità settoriale nel sostenere l'impiego di energie, risorse, capacità organizzative e gestionali per vincere la dura battaglia contro il virus che ormai da troppo tempo sta piegando il paese. La bilateralità di settore ha dato un contributo significativo nelle fasi 1 e 2 della crisi pandemica, ha aggiunto il sindacalista, sottolineando che questa nuova opportunità offerta dalle recenti intese dovrà essere colta affinché il settore del terziario, globalmente inteso, che occupa oltre il 70% della forza lavoro in Italia e concorre al 40% del nostro PIL, possa finalmente ripartire in totale sicurezza sia per le lavoratrici e lavoratori occupati che per i fruitori dei servizi.
Era Covid e scenario economico, sociale e contrattuale al centro del dibattito dei comitati esecutivi di FIST, CISL e Fisascat CISL, convocati in modalità telematica per gli adempimenti statutari. In esame gli effetti della pandemia nei diversi settori produttivi e sul mercato del lavoro, con le recenti stime Istat sul crollo dell'occupazione dal mese di febbraio 2020, con una perdita stimata del 4,1%, pari a 945.000 unità di lavoro perse in questo tragico anno, di cui 590.000 di e 355.000 autonomi, e un tasso di disoccupazione complessivo che ha raggiunto quota 10,2%. A pagare il prezzo maggiore della crisi le donne, ma anche i precari, gli autonomi e i giovani under 35, con un meno 8,1%, pari a 417.000 posti di lavoro cancellati e con un tasso di occupazione che sprofonda sotto la soglia critica del 40%, attestandosi al 38,3%. I due organismi statutari hanno analizzato anche le previsioni del nuovo decreto Covid in vigore dal 1 aprile, con le misure per contenere l'epidemia da Covid e in materia di vaccinazioni anti-SARS, oltre ad approfondire le previsioni del decreto sostegni, analizzate in particolare le norme del decreto riferite all'articolo 8 che maggiormente interessano i lavoratori del terziario rappresentati da Fisascat, CISL e Felsa CISL, con l'introduzione di ulteriori 28 settimane di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario in deroga per i lavoratori coinvolti dalla sospensione o dalla riduzione delle attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica. In analisi anche le previsioni dell'articolo 10 del provvedimento normativo, con una ulteriore indennità omnicomprensiva di 2.400 euro per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del decreto ristori, erogata dall'INPS in via automatica, oltre ad una nuova indennità, pari sempre a 2.400 euro da erogarsi su domanda da presentare entro il prossimo 30 aprile a favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, di lavoratori dipendenti autonomi, nonché di lavoratori dello spettacolo e dello sport, per questi ultimi con un décalage variabile in base ai requisiti. Il segretario generale Davide Guarini ha rilanciato la posizione confederale CISL sulla necessità di prorogare il blocco dei licenziamenti alla fine di ottobre in costanza di utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid, auspicando che in sede di conversione in legge si possano apportare delle migliorie significative al decreto sostegni. Per il sindacalista sono poi necessarie politiche espansive macroeconomiche, nuove misure di sostegno al reddito, un'attenzione sull'economia reale e sulla persona, investimenti pubblici come altrettanto essenziale favorire la stabilità internazionale. Da un rilancio dei settori del turismo e del commercio si avrà una maggiore percezione della ripresa, in quanto finanche l'ubicazione materiale di queste attività che si affacciano nelle piazze e nelle nostre città, sottolineato, contribuisce a risollevare le sorti di interi contesti territoriali e a ridare più slancio all'economia. La scommessa della ripresa, ha concluso, va giocata sul terziario, settore prevalente dell'economia italiana in tutte le sue segmentazioni. Contrattazione di secondo livello nel panorama delle relazioni sindacali nel commercio, turismo e servizi nel 2020, complice anche la pandemia. La contrattazione si è incentrata prevalentemente sulle crisi aziendali, con il 51% degli accordi riferiti al ricorso agli ammortizzatori sociali Covid. Il dato, rilevato dalla consultazione dell'osservatorio OCSL CISL sulla contrattazione di secondo livello, è stato illustrato in occasione dell'ultimo comitato esecutivo Fisascat CISL. Degli oltre 15.000 accordi presenti nella banca dati, emerge che oltre il 45% delle intese è riconducibile ai settori del terziario privato, commercio, turismo e servizi. Tra le materie oggetto di contrattazione, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il welfare, le pari opportunità e i servizi ai lavoratori, la formazione professionale, le tutele sociali, maternità, paternità e conciliazione vita-lavoro e diritti di informazione. In tema di organizzazione del lavoro, il 44% delle intese ha riguardato lo svolgimento della prestazione lavorativa part-time, il 27% il ricorso all'apprendistato, il 30% il ricorso allo smart working. La fotografia scattata dall'osservatorio OCSL CISL testimonia una netta prevalenza fra i temi riferibili alle nuove esigenze, riconducibili al drammatico periodo che stiamo vivendo, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat, Davide Guarini. Il significativo lavoro contrattuale fatto sul lavoro agile, ha aggiunto il sindacalista, è un indicatore che da solo apre uno scenario prospettico che deve indurci ad elaborare ed allestire per tempo garanzie e tutele di nuova generazione per i lavoratori del futuro. Un lavoro reso affrancandosi dai tradizionali luoghi fisici e dai nastri orari che per molti profili professionali a breve rischieranno di essere uno sbiadito ricordo del passato, ha concluso il sindacalista, impone al sindacato una radicale riprogrammazione delle priorità.
Fondo Nuove Competenze prosegue il confronto sulla definizione degli accordi per l'accesso al Fondo Nuove Competenze istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, ANPAL Servizi, con una dotazione complessiva di 730 milioni di euro disponibili fino ad esaurimento. Tra le intese più recenti, quelle sottoscritte dai sindacati di categoria Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux, con le imprese del Fai da Te, Brico Center e Leroy Merlin Italia, entrambe aziende di vendita al dettaglio di prodotti edili e ferramenta per la manutenzione e la decorazione di case, terrazze e giardini, dove complessivamente sono occupati oltre 9.000 dipendenti. In premessa, le due intese, in riferimento al mutato contesto di business in conseguenza alla pandemia, che ha determinato significative innovazioni di prodotto e di servizio, nonché differenti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e l'espresso richiamo all'interesse delle parti sociali per consentire la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata ad attuare appositi di percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, con la precisazione che la rimodulazione non comporterà alcuna conseguenza sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori interessati a progetti formativi, tantomeno sugli aspetti contributivi e previdenziali. I due progetti per lo sviluppo delle competenze, finalizzati alla promozione dell'innovazione organizzativa e di processo e al rafforzamento della capacità di operare sul mercato, prevedono la valorizzazione delle professionalità acquisite dai lavoratori, la personalizzazione dei percorsi di apprendimento anche in base al ruolo ricoperto in azienda, oltre all'attestazione delle competenze trasversali acquisite al termine dei percorsi di apprendimento, che si concluderanno entro 90 giorni dalla data di approvazione da parte di ANPAL della domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze. Un comitato di pilotaggio appositamente costituito, partecipato pariteticamente da rappresentanti delle parti sindacali e aziendali, monitorerà il buon andamento dell'attività formativa nonché la verifica dei risultati anche in termini di inclusione e progressioni di carriera. I 1.403 dipendenti di Brico Center potranno partecipare a percorsi di sviluppo delle competenze per un numero di 168.100 ore, fermo restando il rispetto del limite massimo di 250 ore di ciascun dipendente, come previsto dalla normativa, oltre 426.000 le ore complessive di formazione destinate ai 7.646 dipendenti di Leroy Merlin Italia. La segretaria nazionale della Fisascat, Aurora Blanca, ha sottolineato che le due intese, volte sì a preservare i livelli occupazionali e le retribuzioni, sono finalizzate anche ad implementare le competenze dei lavoratori, certificando al contempo le competenze in uscita, e intendono favorire i percorsi di crescita professionale e di stabilizzazione occupazionale. I due progetti formativi presentati ad ANPAL per l'approvazione, ha aggiunto la sindacalista, si affiancano ai piani formativi realizzati con il contributo della bilateralità contrattuale nel recente passato, e intendono recepire le trasformazioni del mercato intervenute a fronte della pandemia e trasformarle in opportunità, coniugando le nuove richieste della clientela con altrettanta professionalità e competenza, certi che tutto ciò possa migliorare il posizionamento dei due brand sul mercato, favorendo al contempo un nuovo piano di sviluppo delle carriere, anche in un'ottica di genere e di inclusione dei giovani nel mercato del lavoro. Il nostro auspicio, ha concluso Blanca, è che i progetti vengano approvati dall'ANPAL in tempi rapidi. Nel Lazio, a Latina, il giudice del Tribunale ha giudicato antisindacale la condotta tenuta dalla società Pan Panorama S.p.A. Il ricorso era stato presentato dai sindacati territoriali di categoria Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux contro la sostituzione del personale in sciopero per la collocazione in cassa integrazione attraverso criteri di scelta assolutamente discrezionali e in spregio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali Covid. In particolare, il giudice, ritenendo legittime e riconoscendo la legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali, nonché delle rappresentanze sindacali e aziendali costituite, ha ritenuto lesivo dell'esercizio della libertà sindacale la sostituzione illegittima dei dipendenti scioperanti con altri dipendenti, addirittura chiamati da altri punti vendita lontani molti chilometri. Tale condotta, precisa la sentenza, deve ritenersi senz'altro idonea a ledere la libertà sindacale e il diritto di sciopero, con effetti da ritenersi permanenti e quindi ancora attuali, nella misura in cui, andando oltre il legittimo diritto del datore di lavoro a limitare i danni dello sciopero, impiegando il personale rimasto in servizio presso il medesimo punto vendita, anche in mansioni inferiori, purché marginali, è invece suscettibile di ledere l'interesse collettivo tutelato dai sindacati. Il Tribunale di Latina ha diffidato l'azienda anche
politiche per il futuro sulla sostituzione del personale che legittimamente decide di scioperare per la tutela dei propri diritti. Filcas, Fisascat e Wiltux, dopo aver vista riconosciuta l'importanza dell'esercizio della libertà sindacale e la gravissima condotta antisindacale tenuta dall'azienda, procederanno con la richiesta urgente di incontro per definire i criteri di collocazione in cassa integrazione che non siano discriminatori o penalizzanti per i dipendenti iscritti al sindacato. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Benvenuti nel video tutorial di Fondo Est. My Fondo Est. Area riservata per i dipendenti. Entra nell'home page di Fondo Est all'indirizzo www.fondoest.it. Clicca su My Fondo Est, accesso dipendenti. Inserisci le credenziali ricevute nella lettera di benvenuto al Fondo Est. Se non ne sei in possesso, clicca sul link sottostante. Una volta entrato nell'area riservata, clicca su Vai all'autorizzazione. Acconsenti al trattamento dei dati e clicca su Salva scelta. Nella tua area riservata potrai visualizzare lo stato di avanzamento delle richieste di rimborso inoltrate al Fondo Est, visualizzare i tuoi dati anagrafici ed eventualmente modificarli, compilare ed inviare online la tua richiesta di rimborso, visualizzare lo stato di avanzamento delle richieste di rimborso inviate ad Unisalute, verificare la tua copertura assicurativa, effettuare una prenotazione presso una delle strutture convenzionate, disdire o modificare una prenotazione, cercare la struttura convenzionata, compilare il questionario per la sindrome metabolica, contribuire al miglioramento dei servizi offerti dal Fondo Est rispondendo alle domande del nostro questionario, visualizzare i nostri servizi. Grazie per aver visitato questo video tutorial.